softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Grazie, bentornati, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, allora, stamattina sono stata al mercato e praticamente ho preso delle cose veramente carine che vi voglio fare vedere. Intanto guardate che carina questa maglietta, ragazzi, l'ho pagata pochissimo, 7 euro. Ma guardate qua che dolce, con Topolino, Mickey. Aspetta, Mickey, giusto? Mickey, dalla Walt Disney, ragazzi, c'è una bancarella che vende tutte queste cose così, ma davvero bellissima. L'ho pagata questa maglietta 7 euro. E ora che viene la primavera, sarà bellissima indossarla. Poi ho preso questa felpa qua, l'ho pagata 20 euro, rosa, e gli ho abbinato questo pantalone. Allora ragazzi, il pantalone che gli ho abbinato, perché c'era nero, ma sempre nero, poi c'era bianco, ma bianco in grassa, allora l'ho preso verde militare. Guardate che carino con questo qua abbinamento qua, penso che ci sta bene. Guardate, aspettate che abbasso un pochino la telecamera per farmi vedere un poco. Guardate qua come ci sta. E niente, guardate che carino anche questo pantalone, questo leggings con questi brillantini qua, troppo carino ragazzi, troppo bello. E l'ho pagato pure questi qua 20 euro, ecco, con 40 euro mi sono fatta una bella tuta. Poi ho preso queste collane, le ho pagate 1 euro ragazzi, 1 euro a collana, ma sono davvero molto carine. Guardate, questa con questa pallina e questo con la... ah no, questa con la pallina e questa con la goccia. 1 euro questo, 1 euro quello. Poi ragazzi, voi sapete che io collaboro sempre con le creme della IMM. Grazie Nora di avermi scelto. E ragazzi, vi presento la crema IMM per gli occhi. Questo kit è composto da una crema ed un siero. E allora, la crema contorno occhi anti-età e un siero anti-età ristrutturante. Due prodotti eccellenti con ottime prestazioni anti-invecchiamento e buone proprietà idratanti e nutrienti. Un kit perfetto per risolvere il problema principale agli occhi. Questo kit è un kit di creme che hanno il potere di ridurre notevolmente l'aspetto di ogni importante segno dell'invecchiamento oculare. Alleva e ammortizza e illumina la pelle delicata sotto gli occhi.
I loro ingredienti antirughe ricostruiscono l'elasticità del collagene intorno agli occhi e forniscono alla pelle l'idratazione e nutrimento per un aspetto più sano e più giovane. Sulla pelle pulita applicate prima il siero per occhi antietà ristrutturante, poiché fornisce un'elevata concentrazione di nutrienti in profondità nella parte inferiore della pelle e stimola la microcircolazione degli occhi. Poi applicate la crema che lascia una pellicola protettiva invisibile e delicata sulla superficie per intrappolare tutte le sostanze nutritive. Vi lascio a tutti un codice sconto e il link di riferimento nell'info box. Dopo di ciò vado a fare il mio pomeriggio, cioè io già avevo mangiato da sola perché tutti sono al lavoro e niente ragazzi, e sto sparecchiando la tavola e vado a fare la mia solita routine dopo il pranzo, cioè mangio, sparecchio la tavola e pulisco la cucina. Ragazzi, avevo passato una mattinata tra mercato, andare a fare la spesa, andare a fare poi tutte le cose che ci sono, perché la vita di una casalinga non si sofferma solo nella casa, ma si deve andare dal medico, si deve andare a spiegare le cose per mamma e si devono fare la spesa, poi si devono fare tutte le cose burocratiche che ci sono, perciò una casalinga non è solo una casalinga, ma è una dottoressa, un autista, una psicologa e a volte sì, mi trasformo anche di infermiera, di massaggiatrice, perché quando c'è qualcuno della mia famiglia viene stanco gli devo fare un po' di massaggio ai piedi. Comunque ragazzi, vado a mettere la lavastoviglie avanti, vado a sistemare la cucina. Penso che io non ho tanto disordine come voi vedete. Però perché riesco, perché cosa faccio io? Io cerco sempre di non accumulare, comunque ero in videochiamata con Ilaria e Simona che mi fanno sempre compagnia, quando non ci sono loro sono sempre con me, sempre, sempre. Sì amore, sì, raccontami tutto, ho tutto orecchi, raccontami, dimmi. Manda un bacino al nonno. Manda un bacino a nonna, Ilari. Manda un bacino a nonna. Avete mangiato? Sì. No, che dolce. Sto facendo i piatti. Stasera vieni, Simo. Ciao Marina, mi faccio un poco. E stacca. Ciao. 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 Ragazzi, dopo una bella conversazione con quale lingua non so, con mia nipote, perché lei parla in questo momento tutte le lingue del mondo, a volte cinese, a volte l'inglese, a volte anche il francese, ma a volte anche l'italiano. Comunque ragazzi, alcune cose non li mettono nella lavastoviglie, come per esempio il cestello della friggitrice d'aria. Questa friggitrice d'aria è della marca Cosori, ragazzi, è fenomenale, una friggitrice così buona io non ho mai trovata. E allora io faccio di tutto su questa friggitrice, e certo non posso fare una pasta a forno per tutti perché veramente siamo assai, noi siamo moltissimi, però tutto, la carne, cotolette, la salsiccia, le patate, tutto, il pesce, io qualsiasi cosa la faccio in friggitrice, ma pure perché mi evita il vapore, di sporcare casa, di avere puzzi e di mettere pentole, e lavo solo le cestelle e sono a posto.
Ma siccome la mia lavastoviglie è piccola e non c'entra, non lo metto lì dentro, anzi gli ho messo la teglia che il giorno prima avevo fatto le verdurine in forno. E meno male, perché ogni volta che devo pulire le teglie, ragazzi, mi viene malissimo. Ragazzi, io ho cambiato detersivo dei piatti. Non so se voi l'avete notato, ma l'ho notato anche io, il Nelson. Ragazzi, non fa schiuma. E poi le cose mi restavano oleose e non lo comprerò mai mai più. Ecco perché costava meno dello svelto. E purtroppo lo svelto è stato forse il primo detersivo inventato, è davvero molto ottimo, non lo cambierò mai più e mi ci trovo davvero bene, benissimo, perché con lo svelto gli lavo pure gli specchi, il bagno, le ante della cucina, a volte ne metto proprio un goccino piccolino piccolino per terra. E davvero è un ottimo detersivo, grazie svelto, grazie per chi l'ha inventato. E veramente, ragazzi, io non lo cambierò mai più. Ora vi do un consiglio come usare l'Alba Gel e l'Alba Sapone. Ragazzi, questo detersivo è un miracolo della natura. Intanto che è un detersivo ecologico, nasce per il bucato, ma io ci faccio tutto. Allora, ragazzi, siccome ogni volta e poi diventa brutto nel suo contenitore, prendere un pezzettino, poi diventava tipo, non lo so, marroncino, giallino. Comunque io vado a tagliare a cubetti il sapone, che davvero poi è un come voglio dire, un leva stress, come si dice quando si toccano le palline che allieva lo stress, non mi ricordo, non mi viene il nome. Comunque, ragazzi, faccio queste palline e lo metto in questo contenitore. Quando mi serve ne prendo una, infatti io ho lavato il lavello, ragazzi, e poi se fate una pallina di Alba Gel col CIF oppure gli mettete un po' bicarbonato, però no, dentro il contenitore, sennò si sciolgono tutte le palline. E nella spugna mettete una pallina di Alba Gel, di Alba e un di alga. Oh, ragazzi, scusatemi, questa era l'alga, perché io mi confondo con alga, alba. Comunque, prendo una pallina di alga, la metto nella spugna, aggiungo o bicarbonato o CIF in crema e gli pulisco il bagno, ragazzi, fatelo. E poi nel prossimo video mi fate sapere come vi è venuto il bagno, a me splendente. Ragazzi, come vi ho detto nei precedentemente video, io sto amando tanto il rosa e sto diventando pink. Allora, sto facendo tutta la casa piano piano con oggettini rosa e voi vedete che io ho il contenitore dove metto le palline rosa, la tazzina nella macchietta del caffè rosa, alcuni barattoli rosa che sono vuoti, non ci metto niente perché sono solo per bellezza e per esposizione. E poi devono arrivare delle cosucce rosa che poi vi farò vedere nei prossimi video, sperando che mi arrivano presto. E uso anche a volte i panni pure rosa, ma di solito io cambio sempre i panni perché io non riesco a usare panni vecchi. E comunque ora vi faccio vedere come con l'alga, alga vado a lavare il mio lavello. Ma guardate che saponata, ragazzi, mi sono divertita, ma poi mi ha lasciato il lavello nuovo. Davvero, io ve lo consiglio questo alga. E a volte io lo compro e mi dicono, ma è per il bucato? No, è per tutto, quasi quasi mi ci faccio pure la doccia.
Ragazzi, il mio pomeriggio termina con il piegare i vestiti. Allora ragazzi, io da quando ho questa, specialmente questa asciugatrice, magari la mia asciugatrice, quella che avevo prima, magari alcune cose le stiravo, ma con questa non stiro proprio niente. Però poi voi vedete nel video che i vestiti sembrano stirati, ragazzi, sono veramente, questa asciugatrice è davvero fenomenale. E niente ragazzi, vado a piegare i vestiti e li vado a posare, e per me oggi la giornata è il video, no, la giornata, perché poi continuava con la cena, col dopo cena. Allora, il mio video sta per finire e io vi lascio un bacione grossissimo. Ci vediamo al mio prossimo video. Vi ringrazio sempre infinitamente con tutto il cuore di sostenermi, di seguirmi, di commentare. Siete davvero bellissimi. Abbiamo creato una famiglia, ragazzi, perché voi siete le mie migliori amiche, le mie sorelle e le ragazze che io amo, che voglio bene infinitamente, perché voi siete, mi dimostrate tutto l'amore e le comprensioni, mi comprendete quando sbaglio, come parlo e se sbaglio a parlare, se sbaglio nelle cose. Veramente ragazzi, siete fenomenali, vi voglio tanto bene. Ci vediamo al mio prossimo video, spero che il mio video vi è piaciuto, vi ha fatto da motivazione, ma soprattutto vi ha fatto tanta compagnia. Un bacione. Concludo questo video facendovi vedere cosa sto andando a mangiare. E praticamente sono stata alla pescheria L'Ancora in via Colombo a Partinico, nel mio paese, e ho comprato, ragazze, mamma mia, ho preso, aspettate che vi metto qua, insalatina di mare già condita, poi ho preso questo gambero rosso, una peschettina, e poi ho preso dei spiedini di pesce sia all'arancia che al limone, che andrò a fare in friggitrice d'aria. Ragazzi, allora, sto cucinando gambero rosso, poi questa insalatina di mare è già pronta, ce la mangiamo così, e questi spiedini li faccio, sono di pesce sia all'arancia che al limone, li faccio in friggitrice d'aria. Sono di pesce spada, ragazzi, ora li facciamo in friggitrice ad aria e vediamo come vengono. Vediamo un po', facciamo grill, lo aumentiamo i minuti. Ragazzi, ho fatto qua aglio e prezzemolo e olio e l'ho messo nel frigo. Quando mi serve io lo uso, infatti lo sto mettendo nei gamberi.